Allora, ragazzuoli, guardiamoci un po' le news per l'aggiornamento di Esta Rossa praticamente. Parliamo un attimo e poi vabbè, vi invito anche a vedere chiaramente il video su Conviene Pullare, come sempre. Allora, prima di tutto, figa l'immagine in alta risoluzione, perché le altre facevano abbastanza schifo. Quindi ok, di meno uno, carina. Ora vi farò venire male agli occhi avendo staccato al bianco. Quindi, Esta Rossa, per chi non lo sapeva. PG molto carino, PG forte. Io vi consiglierei di prenderlo, però ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. Allora, banner, chiaramente PG Festival. Banner da 900 con garantiti. Vediamo se ce lo dice qui. Garantiti. AM Zeldris, Margaret e Kusak. Il banner di per sé non è incredibile, sinceramente. Ma ne parleremo nel video dedicato. È tutto insieme qua. Sul Jap fanno i capitoli. Vabbè. Ne parleremo sul video dedicato. Appunto, vi leggerò per bene le caratteristiche di Esta Rossa. E parliamo del banner, qui facciamo più un elenco delle news. Allora abbiamo il capitolo 24 della storia, figo, fatevelo se riuscite appunto, perché è molto bello. Costumi per Esta Rossa, ormai vabbè, li hanno tutti i festi i costumi, quindi devo dire che a sto giro non si sono sprecati granché coi costumi, se devo essere sincero, non mi fanno impazzire. C'è quello che ricorda quello di AM Lavico, demoniaco, però boh, non mi fanno impazzire a sto giro. Coin shop, appunto, vabbè, i PG di prima, che ve li ho detti. Un set nuovo di carte che andrà ad aumentare il danno fatto dagli alleati demoni alle altre razze di, appunto, 2, 4, 6, 8, 10 e diminuirà il danno preso di 1, 2, 3, 4, 5%. Carino come set. Che è stato quello che aiutava gli arcangeli. Di contro abbiamo anche avuto questo finalmente. Poi reliquie. Allora, sarà un video lunghino, sappiatelo. Reliquie, abbiamo Dian, quindi tutte le Dian piccole. Cura il 30% degli HP massimi se un colpo critico. Se accade un colpo critico, se si verifica un colpo critico, quando l'eroe attacca un nemico. Non lo so, raga. Personaggi vecchi con poche stat ormai. Buono forse per questa Merlin, quella verde che ha il taunt. Ma direi di no. Poi in PvP, gli alleati Ragnarok. In PvP, Ragnarok. And the heroes damage taken from PvP. Ah, ok, gli alleati Ragnarok e il danno preso dall'eroe non eccederà il 50% degli HP massimi. Ok? Aumenta le stat relative all'attacco dell'1% per ogni 6% di HP rimasti. Quando si usa una skill, chiaramente. Solo in PvP. Raga, solo in PvP, cioè. Questa Diana è utile per fare il demone originale, quindi ok, la leviamo. Questa qua è buona se si alta di ulti. Quindi non lo so, sinceramente, direi abbastanza inutile. Abbastanza inutile. Però chi ce l'ha alta questa Diana può provare. Può essere divertente magari, ma non ne vale la pena. Matrona, aumenta le stat base dei giganti del 25. Questa è interessante magari per qualche team per il Belgius. La proverò adesso che arriva, magari. Poi, Zeldris diminuisce le stat relative all'attacco del 10% sui nemici debuffati. Non male. Non male, non male, non male. Credo che. Beh, sì, per il contenuto PvP è la prima relic effettivamente veramente utile dei demoni. Anche quella di Matrona per il PvE può essere interessante. Anche per il PvP se si fa un team ultrash con Diane, per esempio.
però è già più difficile, è già molto più rara come cosa. Però sono interessanti, dai, sono sfiziose. Ne buttano fuori quattro. Io non so, non abbiamo mai tempo di fermare i pezzi, però ok. Ritorno dal Belgio, appunto uscirà la guida aggiornata, quindi tenetevi pronti. Nuovi bundle. Ah, prima che mi dimentichi, ci sono... c'è la multi gratis da Esta Rossa. E prima che mi dimentichi di nuovo, pulliamo insieme martedì sera alle 6:30, direi, quando arrivo dal lavoro. Quindi Twitch, mi raccomando, siateci. Poi, bundle per le lune di fuoco qui. Un sacco di gente si è lamentata, non capisco il motivo. Nel senso, nessuno vi obbliga a shoppare e chi dà dei soldi è giusto che abbia un reward. Quindi non capisco, come al solito. Poi, piccolo improvement, skip più veloce. Ci ho dato una letta stamattina, però appunto, niente di che qui, niente di che. Una cosa interessante che avevo visto, a parte l'autoset del boss Gilda, che vabbè, può essere carino, ma anche un po' inutile. Questa cosa è carina. Questa cosa qui serviva. Allora, praticamente, quando tu selezioni il ticket nel menu dell'eroe per mettergli l'equip, lo puoi già scambiare direttamente di qua, senza ricordarti, oh mio Dio, cosa mi serve? Andiamo nel menu, usciamo, selezioniamo e poi torniamo dal personaggio. Si fa tutto di qua adesso. Carina come cosa. Poi, scolleati, immunità al Reflect e al Darkness. Perfetto, grazie. Serviva, era troppo facile, serviva. Poi, ok. Poi, vabbè, tanto qua aspetteremo il PG di Ragnarok, credo utile per sconfiggere sti lupi. Poi, ah, cose su cose, check-in o login event. Abbiamo assai gemme, quindi 30 gemme il day one, più 15 ogni giorno, cioè ogni giorno, un giorno uno sì e due no, praticamente, ogni 3 giorni quindi, e altre 30 gemme alla fine. Però la cosa interessante è che in realtà, a parte le gemme, che chiaramente tutti vorremmo tutti i giorni, ma sono intervallati da sia pendant ma anche coin, che non fa schifo. Non fa schifo. Quindi non male, altre gemmine regalate. Poi passiamo appunto agli eventi veri e propri. Abbiamo le missioni di Esta Rossa classiche. Non potete finirle il primo giorno, a meno che voi... No, a meno che niente. Dovete fare per forza due run del Forte Solgress speciali, che ne avete una al giorno, quindi non potete proprio farlo in un giorno. Se fate il login, quello doppio, prima della scadenza della manutenzione, cioè prima del reset dell'orario, se la manutenzione è già finita, potete farne uno in più. Quindi vedete voi. Comunque sia, le missioni non sono difficili di per sé, come sempre. Magari c'è da aspettare quel giorno in più o in meno, dipendente da quello che fate. Però sono facili e si guadagna un pendant UR e appunto una multi da Esta Rossa. Poi, come vedete qua, Deathmatch 3 volte, che è il granchio. Adesso ne parliamo. Raggiungere il livello 50 nel sogno di Hawk, che è facile, va in automatico, è un evento FK molto carino. Quello che vi dicevo del Forte Solgress, che sono limitate una al giorno, quindi avete bisogno di 2 giorni, oppure se fate la cosina del reset. Poi, usare lo shop del granchio 5 volte, vi consiglio di prendere le cose che costano meno per 5, almeno potete farlo il primo giorno, e pesca un eroe 3 volte, quindi potete fare anche delle multi con i ticket, eccetera, però tanto credo pullerete. Fate una
tre volte, tre singole o comunque una multi dovrebbe bastare. E via, queste sono le missioni. Poi, Benedizione del Demone, sono contento che questo evento qua è tornato. C'era da Diane, mi pare, l'ultima volta, se non sbaglio. No, da Liz. Comunque, avremo diversi improvement, tipo le birre di Vania, ottimo. Autoticket, vabbè. Altri reward al dungeon, c'è quello del granchio, quello del demone rosso, ma si sbloccheranno anche gli altri. Comunque carino, carino. Punti bonus, eccetera, eccetera. Poi, cosmetico di Esta Rossa, abbiamo l'abito e l'arma, però credo sia per Esta Rossa, anzi, sono sicuro che sia per Esta Rossa vecchio. Quindi quello verde o rosso. Peccato. Va bene, ok. Comunque la cosa interessante è che il granchio, a seconda dei punti cooperativa che prendiamo, ci dà 10 milioni d'oro, la stella chi se ne frega, 15 coin, una clessidra, 10 pendant e 30 gemme. È proprio tanta tanta roba sta cosa qua, tanta tanta roba, quindi ok. Dropperà i materiali da scambiare più le chiavi, e le chiavi ci serviranno per questo evento qua. Praticamente voi selezionate un item che volete voi, tipo il primo round tra questi qua, vi consiglio gli anvil chiaramente, il secondo round tra questi che vi consiglio le birre, il terzo round tra questi, boh, fate un po' come volete, il quarto tra questi vi consiglio ma i coin o i pendant, dipende cosa avete bisogno. L'altro round tra questi, scegliete uno di questi due, per l'amor di Dio, non questi due, quello che avete più bisogno. E l'ultimo round tra questi, io vi consiglio, ma in realtà non lo so, fate voi anche qua, dipende cosa avete bisogno. Con le chiavi, appunto, pullate con le chiavi. Carino sto evento nuovo, molto molto carino. Poi, questo è l'avventura di Hawk, quella che vi dicevo FK. Potete guadagnare pendant, carte, gemme, un'arma per la signorina Melascula e un abito. Non male anche qui. Non capisco perché danno sti abiti che siamo pieni zeppi ormai, ma vabbè. Exchange shop con questi premi qua. Qui vi spiega come funziona. Praticamente avete queste ciotole e le dovete dare in pasto ad Hawk per aumentargli il livello. Potete aumentare il danno normale, il danno critico e la possibilità di critico. Io vi consiglio di aumentare sempre il danno normale fino quasi a capparlo, poi iniziare a potenziare il danno, la possibilità di critico e il danno critico di pari passo. Piano piano fate un punto di qua, un punto di là. La cosa importante, ragazzi, mi raccomando, non aspettate troppo tempo per entrare a ritirare le ciotole di Hawk, perché ogni 8 ore darà delle ciotole, perché si accumulano ma fino a un certo punto, quindi rischiate di buttarle, non vi resteranno più nell'inventario del giochino, ok? Quindi rientrate ogni, 3 ore, giù di lì, 4, potenziate e poi uscite, tranquillamente. Ora ho detto 3-4 ore perché non ricordo quanto può tenerne, però quello è. Drop reward, ok. King Material Exchange, potete cambiare e fatelo perché tanto di cubi ne avete un sacco. I cubi per pietre, per anvil martelli, fatelo. Questi anche potete scambiarli, potete scambiare i pendant, che ci potrebbe stare, tanto se ci pensiamo andiamo a scambiare un pendant R per qualche pendant SR, piuttosto, vabbè, il conto è 1-1, quindi non è che convenga così tanto. Però, vabbè, vedete voi come siete messi con le finanze, ragazzi. Diamond Perks, qui è a seconda di quanto pullate, vi viene data indietro una valuta, se pullate 90 gemme, 30... Pullate 360 e vi viene dato questo e questo. Se ne pullate 900 vi prendete tutti questi reward. Non prendetelo come scusa per pullare perché non ne vale per niente la pena. Però sappiate che nel caso pullate potete riscattare ste robine, ok?
Poi boosting events, cioè eventi boostati. Main quest, un continua gratis. Fasi libere 50% di stamina in meno. Player rank XP per 2, va bene. Shop dei villaggi. Tarara. Sì, ho detto tararà, ma era e lo shop dei materiali. L'acquisto. Il limite dell'acquisto del materiale è aumentato. E il potenziamento dell'eroe è aumentato. E il riciclaggio degli equip è aumentato. Cosa che farò. Piripi. Poi Lucky Bag, anche qui, come sempre, spero di non dovervele spiegare, ma ci daranno queste borse dove possono contenere 5% la possibilità di trovare 25 gemme, il 15% queste cose, 20% queste cose e così via. Ne daranno fino a 3 gratis, quindi dal Boss Battle Clear Reward, dall'Exchange e dal Lucky Bag Push Event e dal bando l'altre tre, quindi per un totale di 6. Non ne vale la pena shopparle perché se le shoppate vi danno 10 gemme, sia che abbiate trovato una cosa piuttosto che l'altra. Non conviene, piuttosto prendetevi un settimanale. Poi evento battaglia, 2 gemme di qua e 2 gemme di là, non male. Eventi che finiscono. E mi è venuto pure il singhiozzo. Quindi, questa settimana niente leak. Direi che abbiamo detto tutto. Io vi rimando al video del conviene pullare, perché è interessante a sto giro. E nada, dai, ci becchiamo in live per le pull, ragazzi. 6:30 martedì, va bene? Ditemi che ne pensate di Estaross, eccetera. Come sempre, iscrivetevi, like, eccetera, eccetera. Ciao, belli!